Allora, breve discorso sul metodo, perché naturalmente per raggiungere degli obiettivi bisogna seguire un percorso e se si è in politica e in Parlamento bisogna seguire i regolamenti parlamentari. Allora, è stato assegnato il decreto ristori alle commissioni bilancio, quindi quinta, e finanze, quindi sesta, riunite. Oggi abbiamo fatto un ufficio di presidenza che è l'organismo della commissione, cui partecipano i presidenti, i vicepresidenti, i segretari e i capigruppo dei diversi gruppi politici per definire il calendario dei lavori. Prima forzatura c'era il vice ministro Misiani. Allora, io non ho nulla contro il vice ministro Misiani, a me sta anche simpatico. È del PD, ma è tanto una brava persona. Non, poi a casa sua ne avrà fatte, non le voglio. Se ha fatto qualcosa di male, non lo voglio sapere. A me piace ricordarlo come un collega simpatico, a me piace ricordarlo così. Ma però c'è un lieve problema di metodo, cioè il Parlamento lavora nella sua autonomia senza che sia il governo a venire lì a dargli il timer, a dirgli fai questo, fai quello, puoi fare gli emendamenti, non puoi fare gli emendamenti. Poi, per carità di Dio, sappiamo tutti che il governo, essendo sostenuto dalla maggioranza, può tranquillamente condizionare il lavoro del Parlamento, perché se c'è un dubbio sull'ordine dei lavori, se c'è un dubbio sul calendario di aula e anche su quello di commissione, lo si risolve democraticamente con il voto e quindi la maggioranza, essendo quella che in democrazia vince, può imporre tranquillamente le sue decisioni. Motivo di più per rendere, diciamo, esteticamente sgradevole la presenza del governo all'interno di un momento di autonomia parlamentare, quella in cui i parlamentari programmano i loro lavori. Ma queste sono sensibilità che mi rendo conto si stanno perdendo e chi vi parla di apolitica invece di parlarvi di governo, opposizione, governo, Parlamento, invece di parlarvi di istituzioni e di ruoli, non vi aiuta a capire perché è fastidiosa questa cosa nel metodo. Poi è stata fastidiosa secondo me anche nel merito, perché sempre con le dovute forme, con tanti salamelecchi, però fondamentalmente ci hanno detto che questo decreto non possiamo emendarlo e quello successivo forse neanche. Lo stesso film già visto con il Cura Italia a marzo, quando dissero questo decreto non ce lo fate emendare perché è urgente, il Cura Italia, ma poi con il decreto aprile avrete spazio. E invece non fu così. Ma non ce ne siamo dimenticati, io non me ne sono dimenticato e lì ci sono io, poi domani porto anche mio fratello grosso quello che mena, così almeno, cioè, verranno dei senatori più esperti di me a raccontare ai colleghi come va Ermonno e non può andare così. Peraltro, come voi sapete, o forse non lo sapete, noi abbiamo, diciamo, un servizio di ordine, sicurezza garantito dai carabinieri e dalla polizia, che è anche all'interno dell'istituzione. La polizia naturalmente dipende dal Ministero dell'Interno, cioè dal governo, quindi, come dire, c'è stato un periodo in cui la sicurezza all'interno del Parlamento era gestita dai commessi parlamentari. In nome della sacra lotta agli sprechi, adesso abbiamo il, diciamo, personale del governo che. Però queste sono sensibilità che capisco, qua sono cose ancora più. Però andiamo all'essenza della questione. Questi parlano di voler co
collaborare, cooperare, condividere. Però il succo della riunione di oggi è stato che volevano fissare il termine degli emendamenti prima ancora che il decreto venisse incardinato. Io ho cercato il testo del decreto, dico: dov'è il testo del decreto? Lasciate perdere che io me lo sono letto perché sono diligente, ma nell'aula della commissione non c'era il testo del decreto, non era stato illustrato dai relatori, non c'era stata la cosiddetta relazione, non c'erano state ancora le audizioni, non è stata decisa la lista delle audizioni, e sulla lista delle audizioni poi vi dirò una cosa. E questi già avevano deciso che si sarebbero presentati in tutto 200 emendamenti, compresi quelli della maggioranza, che normalmente ne presenta centinaia, entro martedì, che significa entro martedì far lavorare i nostri uffici sabato, domenica e lunedì. E vabbè, loro, diciamo così, ci sono abituati, fanno un lavoro che gli piace, ma è giusto, cioè non ha nessun senso. E sapete questo perché? Con lo stesso giochetto fatto a marzo, quando con il Cura Italia dicevano: beh, vabbè, adesso dobbiamo fare in fretta perché la patria è in pericolo, quindi noi facciamo le nostre cazzate, poi dopo a aprile vi diamo spazio. Il decreto aprile nel frattempo divenne il decreto maggio, come sapete. Detto decreto rilancio, in effetti, perché se l'avessero chiamato decreto maggio ci saremmo tutti ricordati che originariamente si chiamava decreto aprile, quindi lo chiamarono rilancio, a ciò che non si capisse quanto in ritardo essi siano nel promulgare i decreti. Perché attenzione, qui si sta ragionando prescindendo dalla Costituzione, questo ormai l'avete capito. Le disposizioni di un decreto legge producono immediatamente effetti. Quindi la storia che ho sentito dire questa mattina a un giornalista che intervistava Matteo, e finché la dice un giornalista ci sta, ieri al capogruppo, il grande capogruppo mitico dei 5 Stelle, il collega Licheri, che saluto con affetto e simpatia e che ci darà tante soddisfazioni con i suoi interventi, in aula, cioè che i DPCM sono necessari perché non esistono strumenti immediatamente eseguiti. Ma scusate, ma nella Costituzione c'è scritto che in casi di necessità ed urgenza il governo può legiferare direttamente, lo fa per decreto, i decreti sono immediatamente esecutivi, producono immediatamente effetti. Non è perché questo governo usa il decreto anche quando non ci sono condizioni di necessità ed urgenza che esso strumento non sia lo strumento destinato a gestire queste situazioni. Esso strumento, il decreto, è esattamente quello che serve per gestire le situazioni di necessità e di urgenza, perché, in quanto che esso strumento produce immediatamente effetti. Che poi ci sia una conferma da parte del Parlamento affinché gli effetti poi permangano, quello è un altro discorso. E la convalida da parte del Parlamento necessariamente c'è, perché la maggioranza, se vuole, anche senza nessuna discussione, mette la fiducia, va giù piatta, se lo approva è fine. Quindi non esiste un tema di non veniamo in Parlamento perché si perde tempo, non usiamo i decreti legge perché la patria è in pericolo. Non esiste. Chi ragiona così ragiona in termini di analfabetismo costituzionale. Sostanzialmente, senza rendersene conto, chiama la dittatura. Cioè, oggi l'intervistato non ero io, era Matteo, di fronte al Palazzo Beni Spagnoli, il palazzo del nostro gruppo, no? Il giornalista che diceva: ah, ma parteciperete al tavoli? E Matteo ha detto: ma il tavolo, eccolo qua, cioè ci sta il Senato, tanto bello, è pieno di tavoli, questo è il luogo del confronto. Ah, ma in Parlamento si perde tempo. E che vuol dire? Che allora, per approvare prima le leggi, andiamo quattro amici al bar, ce la scriviamo e ce la votiamo in quattro, così si fa subito. Ma che razza di discorso è? Ma vi rendete conto di
quale a quale livello di barbarie siamo arrivati. Cioè, fondamentalmente, il giornalista che intervistava oggi Matteo era a due passi dal dire, non l'ha detto ma probabilmente lo pensa, meglio una dittatura perché è più efficiente e si fa prima. Cioè, allora, io vorrei un attimo, non mi ricordo neanche di che agenzia fosse, né chi fosse, non so che faccia abbia, ho preferito dimenticarmela, ma avrei voluto un attimo parlare con questa persona e, diciamo, attirare la sua attenzione sulle conseguenze del suo discorso. Perché poi questi fanno tutti i bella ciao, i solidali, i democratici, ma dentro al loro pensiero, dentro al loro modo di organizzare la discussione, dentro alle domande che fanno, c'è sempre questa ansia totalitaria, questa sete di dittatura che a me fa abbastanza orrore. Benissimo. Allora, normalmente nella mia commissione, dove non si è mai perso tempo, le cose funzionavano in questo modo. Veniva assegnato il decreto, si ascoltavano i relatori che lo spiegavano, c'era una discussione generale, replica del relatore, replica del governo, fissazione del termine per gli emendamenti. Così funziona normalmente. Gli emendamenti, il termine per gli emendamenti si fissa al termine della discussione generale. Fissarlo addirittura prima che provvedimento inizi il suo iter con la relazione, cioè con il momento in cui i due colleghi incaricati di illustrarlo alla commissione, che in questo caso sono il collega Marino di Italia Viva e Presutto dei 5 Stelle, abbiano detto almeno di che si tratta, pretendere che si sappia già da prima quanti emendamenti riterremo di fare, è ovviamente un modo del tutto irricevibile di chiedere collaborazione. E qui naturalmente siamo fra noi ci regoleremo secondo coscienza e quindi leggeremo bene il provvedimento, chiederemo che sia esaminato bene, chiederemo che siano ascoltate tutte le categorie coinvolte. Io già posso dirvi, perché ho già capito che aria tira, perché ho visto la lista dell'audizione, che per esempio fra le varie categorie che personalmente avevo chiesto di audire, e quindi in particolare a Solirica, Agis, Unita, che sono categorie del mondo dello spettacolo, quelle per esempio le schianteranno. Perché a questi fondamentalmente abbiamo capito che di questo mondo non interessa un granché. Adesso, diciamo, gli artisti elaborino il lutto, non hanno rappresentanza politica nella sinistra, questo lo devono sapere, bisognerà pure cominciare a dirlo, perché vedrete che io vi documenterò che sono stato io a chiedere queste audizioni e vedrete che non ci sarà spazio, perché decideranno che non c'è spazio. E quindi ci saranno le solite messe cantate delle associazioni di categoria, di cui già conosciamo gli orientamenti e con cui siamo già in contatto, la messa cantatissima dei sindacati, che sono quelli che hanno con tanta delicatezza accompagnato la flessione della quota salari sul totale del reddito italiano nel corso di 30 anni e che quindi verranno adesso a spiegarci come si fa, e la solita Banca d'Italia, che è quella che sa benissimo come si potrebbe risolvere il problema ma non riesce a farglielo dire se non con un minimo di astuzia, perché non vuole dirlo, eccetera eccetera. Ma quelli che veramente sono stati, diciamo, azzerati da questi ulteriori provvedimenti, me ha fatto ridere oggi vedere sul Sole 24 Ore che il Sole 24 Ore ha scoperto, ma questo ve l'ho detto già nella diretta precedente, che appunto i ristoranti usano le tovaglie e che quindi se chiudi ristoranti e alberghi mandi in crisi le lavanderie industriali. Quello era un emendamento che avevo presentato io al Cura Italia, voi non l'avete sicuramente saputo, non c'è bisogno di entrare in tutti questi dettagli di lavoro parlamentare. A questa volta sarò anche molto attento a rileggermi tutti i resoconti sommari, perché se poi salta fuori che c'è qualcosa di quello che diciamo che si perde per strada, lo faremo presente con la dovuta delicatezza. Vabbè, insomma, capite, questo è il contesto. Quindi allora noi adesso domattina andiamo lì, alle 10 abbiamo
appunto la relazione e poi vediamo quali audizioni decideranno di fare e avremo audizioni già mercoledì, giovedì. Auspico che ce ne siano anche venerdì e fra l'altro torno su un punto. Questi dicono non potete, presto, facciamo presto con il decreto ristori perché poi arriva il ristori 2 e quindi calciano sempre la palla in avanti, no? Cioè ti promettono sempre la gollina domani per non darti l'uovo oggi. Ora, a parte il fatto che questa cosa è già successa 6 volte in un semestre, quindi diciamo è anche insultante da persona, ma proprio lo dico in amicizia, cioè per carità io non sarò un genio, insomma posso dirvi una fila sterminata di cose che non so fare, per esempio mi sono dimenticato come si fa l'integrazione per parti, cioè, la sapevo fare, adesso dovrei studiare per rifarla, ora c'ho una figlia che studia le funzioni, se mai arriva all'integrale mi toccherà rimettermi a studiare, per dire, no? Oppure non penso che sarò mai in grado di suonare un concerto di Beethoven, quindi non sono un genio, sono una persona limitata, ma non sono neanche così coglione quando per la 6ª volta venite a dirmi vabbè questo decreto, cara, non è come pensi tu, approvalo che poi dopo nel prossimo vedrai che ti farò contento. Ti farò contento significa avrai la possibilità di vedere realizzata qualcuna delle centinaia di proposte emendative di buonsenso che hai presentato. Non sono neanche così scemo che alla 6ª volta in 6 mesi non mi accorgo che mi stai prendendo in giro, amico caro. E allora che faccio? Allora la questione diventa un pochino delicata, perché ci si divide fra due mondi. La meravigliosa bolla di Twitter in cui se, diciamo, non viaggi con una tanica di benzina e non ti dai regolarmente fuoco ogni 15 minuti come alcuni martiri di altre battaglie, sei un nulla facente, un inetto. E la altresì bolla, ma molto più grande devo dire, dei media tradizionali in cui se fai il tuo lavoro di opposizione sei un nemico della patria perché fai ostruzionismo. Allora io vorrei, diciamo così, ricordare a quelli che diciamo aspirano a vederci immolare su una pira, che intanto se vogliono dare il buon esempio si sentano pure liberi di farlo, io però per il momento ho altri progetti, devo occuparmi di un decreto e di renderlo meno dannoso possibile per il paese. A quelli che invece sui me ci accuseranno, è già iniziato il presidente Conte in aula di essere nemici della patria perché magari votiamo contro i provvedimenti del governo. Ma votare contro è un atto assolutamente politico e assolutamente lecito. Voi avete la maggioranza, votate a favore, vincete, ci dovete pure dire come dobbiamo votare la vostra merda? No, scusate, non è mica per cattiveria, ma saremo almeno liberi di fare un lavoro di affermazione e testimonianza in piena libertà delle nostre idee. Se sono diverse dalle vostre, nessuno nega a voi il diritto di affermarle con la forza dei numeri, mi sembra evidente, a parte qualche sciroccato sui social che probabilmente mandate voi ad allietare la nostra giornata, ma al contempo nessuno deve togliere a noi il diritto, primo, di esaminare con ovviamente urgenza ma con attenzione i provvedimenti che ci sottoponete al voto, e secondo, di votare come ci pare. Perché insomma che ci sia un ufficio di presidenza dove si arriva e il governo ci dice gli emendamenti li presentate martedì, sono 200 in tutto, per cui la Lega ne può presentare tipo 20 su un da 40 articoli, no? E beh, insomma, io non lo so, cioè probabilmente, diciamo, a confronto di quello che è stato per lungo tempo il vostro riferimento ideale per l'Unione Sovietica e di quello che è adesso il vostro riferimento pratico, cioè la Repubblica Popolare Cinese, questa può sembrare democrazia. Però per chi, insomma, si è letto un po' di atti parlamentari, ha ascoltato magari, che ne so, Radio Radicale, i lavori parlamentari, cioè, questo è un imbarbarimento che non siamo assolutamente disposti ad accettare. Naturalmente i giornali ci diranno che siamo brutti e cattivi e non accettiamo la proposta di collaborare. Vi abbiamo documentato e sta negli atti parlamentari quante proposte abbiamo fatto e quante ne sono state bocciate finora. Quindi,
come dire, se chiediamo di esaminare con i tempi consoni e se chiediamo di poter esprimere le proposte emendative che riterremo di dover esprimere, e se chiediamo di votare i nostri emendamenti, non stiamo facendo del male a nessuno. Siccome anche prima che arrivasse il Covid, la strategia di questo governo era legiferare per decreto anche quando non c'era urgenza e mettere la fiducia anche quando non ce n'era alcuna necessità, continui così. Qual è il problema? Non c'è nessun problema dal punto di vista della possibilità del governo di fare quello che gli pare. Allora permetteteci perlomeno di dire che non siamo d'accordo. Dopodiché ad alcuni questo sembrerà troppo poco e sono quelli che stanno sui social. Ad altri questo sembrerà troppo e sono quelli che si fanno raccontare il mondo dai giornali. Se avremo scontentato tutti, vorrà dire che ci siamo avvicinati a fare la cosa giusta.